Sì, ciao a tutti, bentornati qui sul canale. Allora, prima di partire, mi raccomando, iscrivetevi, commentate, like, condividete. Allora, ragazzi, dopo aver analizzato il calendario completo dell'Empoli per la prossima stagione, vado ad analizzare il campionato, il calendario generale della prossima Serie B che è stata sorteggiata ieri. Quindi, ragazzi, andrò ad analizzare, non vi andrò a dire tutte le partite giornata per giornata perché sarebbe troppo lungo. Comunque, potete trovare appunto tutto su internet, è inutile che vi stia ad elencare tutte le partite di tutte le giornate, andrò semplicemente a dirvi quelle che secondo me sono le partite più belle, i big match, giornate, giornata, le partite insomma da comunque da tenere sott'occhio. E quindi niente, partiamo subito ragazzi. Allora, si parte ragazzi con una prima giornata secondo me scoppiettante con Frosinone-Empoli ed un Monza-Spalla da tenere veramente sott'occhio, due belle partite subito alla prima giornata. Poi ragazzi, siamo alla seconda giornata, secondo me il big match della seconda è sicuramente Empoli-Monza al Castellano, veramente una partita che si preannuncia bellissima. La terza ragazzi, un Brescia-Lecce e un Monza-Vicenza, veramente due partite toste. Quarta giornata, secondo me tre partite da tenere sott'occhio, cioè Chievo-Brescia, Empoli-Spal e Pisa-Monza. Pisa, perché dico Pisa-Monza? Che ragazzi, il Pisa questa stagione ha fatto un campionato veramente buono e il Monza, ragazzi, lo sapete già che punta alla Serie A. La quinta, ragazzi, secondo me ben quattro partite di cartello, cioè Cosenza-Lecce, il derby del sud, derby Toscano-Empoli-Pisa, poi abbiamo un bel Monza-Chievo e uno Spal-Vicenza, altro derby tra Spal e Vicenza. Poi ragazzi, la sesta è un turno secondo me tranquillo, non ci sono grossi big match. La settima giornata un Empoli-Regina e un Monza-Frosinone. All'ottava Brescia, direi Brescia-Venezia, Lecce-Reggiana e Vicenza-Chievo-Verona. Altra bella partita tra Vicenza e Chievo. Un Vicenza che comunque si è messo bene anche questa stagione, sembra stia facendo un mercato veramente buono. La nona, ragazzi, secondo me abbiamo ben 5 big match. La nona giornatona super con Brescia Empoli, Chievo Lecce, Cosenza Salernitana, partita sentita tra Cosenza Salernitana, Empoli Vicenza e Monza Reggina, ragazzi. Quindi, secondo me, 5 partite tutte da vedere, tutte da tenere sott'occhio. Alla decima abbiamo Frosinone Chievo, Regina Monza, Regina Brescia e Spal Pisa, quindi altra giornatona. L'undicesima, ragazzi, tre partite importanti: Chievo Regina, Lecce Frosinone e Pisa Pordenone. Secondo me sarà anche una bella partita, perché comunque il Pordenone, sì, è vero, sta cambiando insomma quasi tutta la squadra, ma secondo me rifarà una buona squadra per questa Serie B. La loro dodicesima, altre tre partite belle: il derby Cittadella Vicenza, poi Reggiana Frosinone e Spal Chievo. La tredicesima, ragazzi, altra bella giornata con Brescia Reggiana, Chievo Empoli e Lecce Pisa. Quattordicesima, Empoli Reggiana, Vicenza Reggina e Spal Lecce. Quindicesima, quattro big match, secondo me: Brescia Empoli, Cremonese Monza, Lecce Vicenza e Reggiana Regina. Sedicesima, secondo me, Pisa Frosinone e Spal Brescia sono da tenere sott'occhio. Diciassettesima, Brescia Vicenza, Frosinone Spal e Lecce Monza. Alla diciottesima, Vicenza Frosinone, Pisa Brescia, Regina Lecce e Spal Reggiana. E poi l'ultima giornata, ragazzi, giornata veramente scoppiettante che potrebbe decidere non dico tutto il campionato, ma comunque la parte alta con Brescia Monza, Cremonese Spal, Frosinone Reggiana, Lecce Empoli e Reggiana Vicenza, ragazzi. Quindi, ragazzi, un bel calendario di Serie B. Ripeto, io vi ho detto soltanto su quelli che secondo me sono i big match giornata per giornata. Poi voi potete comunque andare su internet a trovarvi tutto il calendario, ve lo scaricate senza problemi. Quindi, ragazzi, si pronuncia veramente una bellissima, ma bellissima Serie B, ragazzi, che ci terrà veramente incollati. Una Serie B che comunque giocherà praticamente sempre, tranne qualche pausa per le nazionali, che scenderà in campo prima di Capodanno.
Per Natale, il 26 di dicembre, sembra si giocherà per Pasquetta, quindi ragazzi, una serie B che giustamente si segnerà quasi sempre in campo per terminare, mi sembra, il 7 di maggio, quindi avvio con l'anticipo il 25 di settembre e si andrà a chiudere il 7 di maggio questa serie B 2020-2021 che si preannuncia, ragazzi, una serie B scoppiettante. E noi ovviamente la seguiremo insieme, ragazzi. Vi ricordo giornata per giornata, quindi non perdetevi i video pre-giornata e post-giornata. Oltre alla partita dell'Empoli, analizzerò tutte le partite della giornata con i risultati, la classifica. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, è fondamentale, e attivate la campanella. Un saluto a tutti.